Mister, buongiorno, Attilio Scarano, Antonio sul Corriere dello Buongiorno. Sport. Nella memoria c'è ancora quel 3-3 un po' a sorpresa pirotecnico. Le chiedo perché questa volta può andare in modo diverso, in che cosa il Foggia è cambiato e quali sono le insidie che può riservare questa trasferta. Ma sicuramente siamo cambiati molto da quella partita, perché poi lì abbiamo preso 3 gol e nelle restanti partite, tranne la partita di Sorrento, abbiamo praticamente cambiato completamente tutto dal punto di vista difensivo, nel senso che gol dopo quella partita, tolto Sorrento, ne abbiamo presi veramente molto molto pochi, quindi sicuramente abbiamo imparato tanto da quella gara, perché quella gara abbiamo fatto degli errori clamorosi, soprattutto il primo tempo. Eravamo troppo molli, troppo alti, troppo messi male. Abbiamo sottovalutato sicuramente il Gravina all'andata. Adesso sappiamo tutti i pregi loro e quindi dal punto di vista del sottovalutare sicuramente non li sottovaluteremo come all'andata. Ecco, sul Gravina, se non erro, non vince in casa da 10 giornate, in un periodo un po' di crisi, che idea si è fatto? Ma io mi faccio l'idea che con noi non c'è mai crisi degli avversari, con noi trovano sempre le forze, le energie e le capacità per fare bene, perché è così, è un film già visto. Se voi vedete il Fasano quando ha giocato con noi e poi quando ha giocato col Bitonto, basta vedere quello che ha combinato con noi Panebianco e quello che ha fatto col Bitonto. Quindi quando vedi queste cose poi ti rendi conto effettivamente come gli avversari con noi veramente danno tutto a prescindere, quindi che stia bene, stia male il Gravina fino a ieri per me conta poco. Conta che sicuramente faranno una grande partita e che hanno delle ottime qualità. Per chiudere le chiedo che settimana è stata, soprattutto dal punto di vista degli infortunati, penso oltre allo squalificato tedesco e Salvi, come stanno gli altri, penso a Gentile, Allegretti e se ci sono altri, grazie. Ma sicuramente qualcun altro che non è stato bene c'è, però visto e considerato che faccio gli allenamenti a porte chiuse, visto e considerato che gli altri non comunicano mai niente, anch'io devo stare un pochettino abbottonato. Quindi sicuramente qualcuno non è stato bene in settimana, Gentile ancora non sta benissimo, Allegretti invece in ripresa si è allenato con la squadra e non sta in una condizione eccezionale, però sta meglio sicuramente dei 3 convocati. Anche Gentile tra i convocati, sì. Buongiorno. Domenico Carella, Foggia Sport 24 e Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno, mister. Nelle ultime conferenze stampa, no, ha parlato anche lei di un mercato che ha portato tanti, tanti volti nuovi e dell'esigenza di qualche giorno per riuscire a mettere, come dire, a posto questa squadra, a farla conoscere bene, a farla amalgamare. Da questo punto di vista, questo procedimento come sta procedendo? Ma ci sono state delle accelerazioni in questa settimana. I nuovi, sicuramente gli ultimi arrivati, sia Allegretti sia Bruno, si sono messi subito a disposizione ed era importante questo perché abbiamo bisogno numericamente di loro e quindi sicuramente questa è una notizia positiva. Poi è naturale che i carichi di lavoro per loro sono diversi, quindi in certi momenti possono avere anche un attimo di flessione, non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista mentale, però sono gente che si è ripresa immediatamente. Bruno, dopo la doppia di mercoledì, era abbastanza stanco il giovedì mattina, era nella vasca da bagno che faceva ghiaccio, quindi è una cosa che non aveva mai fatto e tutto. Ed è positivo questo che i ragazzi nuovi siano entrati nella mentalità degli altri. Naturale che ci vuole un po' più tempo dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, per entrare in quello che vogliamo noi, però già che parti così molto bene è un punto un punto positivo importante. Prima ha parlato delle differenze, no, tra questo momento e quello della gara di andata del 3-3 che ricordiamo tutti. Dove si può colpire secondo lei una squadra come il Grevina? Dove può vincere il Foggia? E nel dettaglio, qual è l'aspetto che è maggiormente cresciuto da quel Foggia rispetto a quello di adesso e che quindi può essere la chiave di volta in una gara come questa? Ma sicuramente siamo più consapevoli dei nostri mezzi, stiamo prendendo fiducia giorno dopo giorno, risultato dopo risultato, ci alleniamo con più continuità, abbiamo migliorato molto anche il discorso delle palle native, sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi è vero che col Gravina avevamo fatto 2 gol, Cristian Anelli aveva fatto 2 gol di punizione, però
però in fase difensiva avevamo sofferto tanto, anche il terzo gol l'abbiamo preso sugli sviluppi di un fallo laterale, quindi sicuramente la consapevolezza è migliorata molto. Poi dove vincere la partita domani? Sicuramente dobbiamo vincerla con la testa, col cervello, avere la pazienza giusta e la cattiveria agonistica giusta, cosa che ci è mancata da Agropoli e che non deve assolutamente più succedere in trasferta. Domani vi giochiamo anche in un campo sintetico, quindi voglio dire, dobbiamo essere pronti a tutto in ogni momento, in ogni situazione. Buongiorno mister. Buongiorno. Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. È un Gravina che domani non avrà diversi calciatori per squalifica, un paio di difensori, Romeo e D'Angelo, un centrocampista, oltre all'allenatore credo, è attesserato nelle ultime ore un paio di under, tra cui Notari Stefano che è stato a Foggia nei primi mesi della stagione, quindi da un punto di vista anche proprio di uomini, di schieramento, di modo nel quale il Gravina potrà impostare la partita, che gara si aspetta e come va marcato Santoro? Ma le ultime due partite l'hanno giocato a 3-5-2, mentre solitamente il modulo classico del mister è sempre 4-3-3, però hanno cambiato e hanno fatto una buona prestazione, soprattutto a Sorrento, non meritavano assolutamente di perdere. Santoro è un giocatore importante, un giocatore che è completo, bravo col destro, col sinistro, mette anche in condizioni i compagni di fare gol oltre che di fare gol lui, quindi voglio dire, per il problema non è solo Santoro, assolutamente è una squadra che ha i due ragazzi di colore che sono molto bravi, agli altri attaccanti, anche l'ultimo che è arrivato, che ha fatto gol, Domenica Ranieri, che pur essendo un 2000 è un buon giocatore, Ficcara, sono tutti giocatori di ottima qualità che possono metterci in difficoltà, quindi dobbiamo stare attenti, concentrati e decisi su ogni pallone da appena arriviamo negli spogliatoi domani, ci vuole una grandissima dimostrazione di forza e di volontà, senza se e senza ma. Si parte questo pomeriggio con Fasano Sorrento, poi domani tutte le altre gare, che turno è e che momento è questo del campionato ai piani alti prima di un mese, febbraio, che probabilmente sarà molto importante, se non forse anche determinante per le prime posizioni? Ma sicuramente queste giornate di campionato sono fondamentali soprattutto per chi sta dietro, parlo soprattutto di Taranto e Casarano, vedere un pochettino i risultati loro, se avranno ancora qualche possibilità di entrare nel gruppo dei quattro per vincere il campionato, e poi si vedrà chi ha più continuità. Sicuramente sono tutte giornate dove può succedere di tutto. Domani io vedevo la lista delle partite, non c'è una partita scontata, tranne secondo me il Bitonto, che avrà vita facile ad Agropoli. Per gli altri può succedere di tutto in tutti gli altri campi. Come mai pensa che il Bitonto avrà vita facile ad Agropoli, considerato che il Foggia invece qualche settimana fa non è stato così per il Foggia? Ma perché l'Agropoli, i giocatori più bravi che aveva non ce li avrà domani, nella partita contro di noi, qualcuno che è andato via e qualcuno che è infortunato, è perché sicuramente noi abbiamo fatto una partita orrenda e l'Agropoli ha fatto la partita della vita, e poi non, ripeto, e il Bitonto poi ha perso anche all'andata con l'Agropoli, quindi penso che due volte di seguito non perderà punti con l'Agropoli. Ha dei dubbi, se ce li ha, dei dubbi di formazione legati alle condizioni soltanto fisiche di qualche giocatore, ora con molta scelta in più, insomma, anche riguardo gli under, il buon ingresso di Kurfalidis domenica scorsa, se anche questo è motivo di riflessione sulle scelte da fare per la formazione? Sì, a proposito di under, non ci sarà Baba, che non è fra i convocati, che ha avuto una distorsione al ginocchio, ecco, prima dimenticavo, quindi oltre Tedesco e Salvi. No, sicuramente stanno rispondendo molto bene, ha risposto bene anche gli under che domenica sono andati ad allenarsi la domenica scorsa invece che essere convocati con la squadra. Parlo di Salines e di Gibilterra, questa settimana hanno fatto entrambi bene e tutti gli altri hanno fatto molto bene. Stiamo ritornando ad essere la squadra di prima di Natale anche con gli under, e di questo sono soddisfatto. Chiudo con una domanda sul mercato. È da considerarsi anche Alba un giocatore del Foggia o ancora no? Lo sarà? Le riflessioni, valutazioni su che la società diceva su Salvi, per poi decidere se eventualmente optare per l'ingresso di un ulteriore over in mediana, sono ancora in corso o se avete rinunciato a questa ulteriore possibilità? Grazie.
Alba, vediamo un po', si sta allenando con noi, vediamo i primi giorni della prossima settimana se concretizzare o meno. Per quanto riguarda Salvi, i tempi di recupero, lui si è un po' risentito, e devo dire la verità, mi sono un po' risentito anch'io, che ho letto alcuni articoli sul giornale che io e la società l'avremmo voluto tagliare assolutamente. Stefano, un ragazzo meraviglioso che dalla mattina alla sera sta facendo due allenamenti, 4 ore di lavoro al giorno tra piscina, palestra, e sta accelerando, e quindi sarà un giocatore importante per noi nell'ultima parte del campionato, quindi assolutamente Salvi lo seguiamo in tutto e per tutto. Poi vediamo un attimo se ci dovesse essere bisogno di prendere ancora un giocatore, ci sono ancora 5 giorni di mercato di C fino al 31, vediamo un attimo. Buongiorno mister Lello Scarano, Foggia TV. Il Bitonto non molla, c'è grande equilibrio in testa, le partite adesso cominciano a essere non importanti, di più. Da questo punto di vista adesso lei le preparerà in maniera diversa, puntando magari anche su giocatori, lei punta molto sulla determinazione, credo che in questa parte del campionato sarà ancora più importante l'aspetto psicologico, perché il pallone non scotti più di tanto sui piedi dei suoi giocatori. È una fase delicata che si prepara in maniera diversa o per lei è tutto come prima? No, assolutamente, anzi deve essere ancora, ci vuole ancora più sacrificio, più volontà da parte di tutti, perché il giorno di ritorno è più difficile di quello d'andata, quindi da quel punto di vista non cambia nulla, cambia ancora che voglio la gente di più sul pezzo, anche perché con la rosa lunga e con i giocatori che ormai sono a disposizione bastano anche veramente pochi respiri per farmi cambiare idea, e quindi questo è tutto positivo, perché domani avrò delle difficoltà a scegliere anche per la panchina, perché andrà gente in tribuna, sono 26 convocati, 6 andranno in tribuna, e di quei 6 almeno 2 o 3 non meritano di andare in tribuna perché sono allenati con continuità con la squadra, e anche bene, quindi sicuramente questo aumenta la competizione in allenamento, che è una cosa per me fondamentale, e questo fa crescere oltre che il singolo sicuramente la squadra. Chi rischia di più? Chi insegue o chi è in testa? No, ma io penso che quando ci siano, cioè, così voglio dire, chi sente più il peso dei punti a questo punto del campionato? Io ho vinto i campionati stando in testa dalla prima giornata fino all'ultima, e ho vinto i campionati quando sono andato ad inseguire, quindi per me non cambia granché. È naturale che uno preferisce sempre avere più punti dell'altro, però il campionato è veramente molto molto lungo, e stiamo parlando di pochi spiccioli di punti, sia noi col Bitonto, sia il Sorrento con noi, sia il Cerignola con noi, col Bitonto, col Sorrento, quindi voglio dire, è un campionato ancora tutto aperto, può succedere di tutto, soprattutto quando ci sono gli scontri diretti. L'anno scorso ho superato il Mantova a febbraio allo scontro diretto, quindi bisogna avere la testa, la pazienza, l'importante è fare bene, l'importante è lavorare bene, fare bene la domenica, non fare più partite come Agropoli. Poi uno può pareggiare, perdere mai, però pareggiare, non fare una prestazione all'altezza, che magari non fai 35 occasioni da gol, però quando c'è l'atteggiamento e ti alleni bene in settimana, i conti li devi fare sempre a maggio. Poi ci può stare una partita che non va bene, una che ne va bene o bene, una che vinci per fortuna e una che non vinci perché non sei stato attento, però l'importante è la mentalità. Se la mentalità in settimana viene confortata poi dalla domenica, i risultati alla fine danno sempre ragione a chi ha lavorato meglio durante tutta la stagione. Su questo io non me lo toglierò mai dalla testa. L'unico anno di D che sono arrivato secondo col Como, dei 5 anni che ho fatto di Serie D, l'unico anno che sono arrivato secondo in Serie D a Como, ho perso l'ultima giornata, non me lo meritavo di vincere il campionato ed era giusto così. Quindi io penso, voglio arrivare a maggio a vedere se effettivamente ce lo meritavamo o non ce lo meritavamo. Quindi dipende, siamo ancora noi che decidiamo il nostro destino, e quindi noi dobbiamo continuare a lavorare momento dopo momento, sia nei momenti che saranno, devono essere assolutamente maggiori belli che con quelli brutti, però ci possono essere anche dei momenti meno belli, e lì dobbiamo lavorare uguale, con la stessa determinazione, con la stessa costanza.